Noi vogliamo approfittare della presenza nel nostro territorio di un leader nazionale, che nella fattispecie è Bersani, al quale vogliamo chiedere semplicemente che il nuovo Parlamento ed il nuovo governo riconsiderino il problema. La legge di soppressione di 1.000 uffici giudiziari in Italia, che non è un problema soltanto che riguarda Nicosia, non è un problema localistico, è un problema di carattere generale. La legge che sopprime 1.000 uffici giudiziari, a nostro avviso, è una porcata, è il secondo porcellum dopo quello elettorale, perché non c'è risparmio di spesa, siamo appena allo 0,2% del bilancio nazionale. Ho fatto tante volte questo esempio, come se un'azienda avesse 10.000 euro di spese al mese fisse, tra le quali, per esempio, ci sono dei caffè per i dipendenti, allora il risparmio sarebbe un caffè al giorno su una spesa di 10.000 euro, circa 20 euro al mese. Ragion per cui la spesa è veramente irrisibile, quasi inesistente, ma soprattutto non ci sarà un miglioramento della giustizia. La giustizia rimarrà ingolfata, rimarrà impantanata. Recentemente in Francia c'è stata una riforma analoga, questo è uno studio che ha fatto il Consiglio Nazionale Forense proprio di questi giorni, è stato un fallimento. In Francia hanno soppresso circa un terzo degli uffici giudiziari, tra le proteste ovviamente di quella popolazione, è stato un vero e proprio flop, i processi si sono ingolfati, rallentati. Queste cose vogliamo dire a Bersani, l'onorevole Bersani, quale segretario nazionale del partito, e queste cose speriamo che la classe politica generale nazionale in genere possa recepirle, farle proprie e quindi modificare questo assurdo provvedimento adottato dal governo Monti e dalla Severino.